Abbiamo visto un ragazzo di 39 anni correre come un ventenne. Non sono parole nostre, sono parole del tuo presidente, che ti ha chiesto scusa davanti ai microfoni per la prestazione offerta da chi di anni ne ha vinti in meno di te. Purtroppo siamo una squadra tanto giovane, purtroppo non c'è più, forse non è più il calcio di una volta, con dei sentimenti, non c'è più qua la fame di una volta, come vedo io. Se io a 39 anni ancora gioco titolare e questi ragazzi a 18 anni fanno fatica a giocare, qualcosa non va, non è solo la bravura. Mi ricordo un Tiziano Carnevali che a 21 anni si è preso la responsabilità di tirare un calcio di rigore contro il Palermo quando tutti i grandi scappavano. Ed era un Carnevali che giocava quasi mai all'epoca. No, era una cosa concordata all'inizio dentro lo spogliatoio, quindi non è scappato nessuno. No, era che se c'era il rigore me lo facevano battere, che era successa una cosa col direttore, vabbè, non ne parliamo. Ripeto, non c'è più quella personalità, quella voglia, forse che ti fa fare la cosa più bella che c'è, che ti può far guadagnare i soldi facilmente, tra virgolette, soprattutto nel calcio da adesso. Si può andare comunque nelle leghe importanti con più facilità di una volta, che una volta sia in Serie D che in C giocavano giocatori veri, importanti. Io ho avuto la fortuna a Nocera di giocarci insieme, quindi sono stato anche fortunato, però forse loro non riescono a recepire, a capire l'importanza, e quindi questo. C'è un po' di emozione a giocare contro la Noceria, un po' qualcosina. All'andata perché ho giocato là, e là è uno stadio che riporta i 4 anni che ho passato, quindi lì è stata un'emozione vera, perché comunque rientrava uno stadio che per me mi ha fatto diventare giocatore. L'ho sempre detto davanti a tutti i microfoni, che forse è lì che sono diventato giocatore, perché comunque è una tifoseria che ti fa diventare giocatore, perché è una tifoseria che ti spinge, una tifoseria che vive per la Nocerina. Quindi ringrazio sempre la piazza di Nocera, chi mi ha dato la possibilità di stare là, perché comunque mi ha fatto crescere come giocatore. E non, oggi al ritorno l'emozione era un po' di meno, perché giocavo in casa, là è stata una vera emozione. Questa partita la porterai, tu sei anche mister, questa partita la porterai ad esempio ai tuoi ragazzi, per esempio, di per dire ragazzi così no, ma mentalmente. C'erano tanti miei tra virgolette allievi, perché sono io nel 2007 che sono piccoli. Sì, è normale che ci sono momenti della partita che bisogna saperla leggere. E noi in questo, forse per troppo essere giovani, facciamo fatica, non riusciamo a capire che loro ci facevano uscire bene e poi mettono la palla alle spalle dei difensori e noi scappavamo sempre in ritardo. Quindi 4-5 cose ho capito così, sempre a spalle dei difensori, con tutto che eravamo una difesa a 3 o a 5 in certi momenti. Quindi la prenderò da esempio, anche se loro sono piccoli. Però senti, un po' deluso, facendo somme e sottrazioni, quasi alla fine di quest'anno sei un po' deluso dalle compagne, insomma, lo spogliatoio. Ti aspettai qualcosina in più, magari? Qualcosa in più, non male da come eravamo partiti, in senso, no, per la prima vittoria, perché quella è figlia di una buona prestazione, però è la prima di campionato. Molto di più a livello caratteriale, più che altro, perché comunque di gioco ci siamo sempre stati, solo che 2 mesi a sta parte abbiamo, non dico mollato, però i risultati sono questo, prendiamo 4-5 gol tutti. Abbiamo preso 4-5 gol meno dall'Acropoli, 4 dopo 20 minuti, che con tutto il rispetto per l'Acropoli non era Nocerina. Ecco, campionato, appunto, mi ricordo la domanda del collega, abbastanza strano il posto, partiti con le migliori intenzioni, comunque arrivati a gennaio che la posizione era abbastanza buona, poi c'è stato, forse c'è un po' di rammarico per l'attuale posizione, perché come appena detto si poteva fare di più. Sì, ci sono state partite che sicuramente per dei meriti nostri si potevano portare a casa quei 3 punti con degli errori individuali che a queste categorie con certi giocatori li paghi, e noi l'abbiamo pagato, perché comunque anche oggi, in senso, si è andato 1-0 il primo tempo, dopo 2 minuti, se non sbaglio, abbiamo preso subito il 2-0, e lì la partita è finita, perché comunque poi esce la qualità della Nocerina.